In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Abbiamo sbagliato tutti. Dite alla mia famiglia che muoio senza odio per nessuno. Vi prego, date questa lettera a mia moglie. È da Dorata. Adorati i bambini. Il dolore di staccarmi da voi è troppo forte perché io possa trovare le parole che in queste ore estreme vorrei dirvi. Conoscete il mio amore per voi. Adesso si moltiplica all'infinito e al di là della mia vita terrena resterà intorno a voi per proteggervi e consolarvi. So di non aver mai macchiato il mio onore. E il nome che vi lascio potrete sempre davanti a tutti portarlo a testa alta. La giustizia di Dio e quella del tempo, che non possono mai ingannarsi, mi assisteranno e vi assisteranno. Edda cara, tu sei buona, forte, generosa. Ti affido le nostre tre creature e sono certo che le guiderai sulla via della virtù. È nel loro nome, per il loro domani, che tu devi farti coraggio e superare queste ore di angoscia. È una prova dura, quella che il cielo ti ha riservato. Ma abbi fede. E pensa che se in vita ho potuto a volte esserti lontano, adesso sarò con te, accanto a te, sempre. E voi, bambini adorati, siate buoni. Amate la mamma e la nonna Ina, che vi vuole tanto bene e che troverà in voi conforto al suo grande dolore. Nell'affetto tenace fra voi, nello studio, nell'amore alla patria, nella fede in Dio, dovete cercare i motivi e i sostegni delle vostre giovani vite. Che il vostro papà benedice con tutto l'animo suo. Addio, Edda cara. Addio, Ciccino, Dindina, Mowgli. Vi stringo al cuore con tenerezza infinita e prego il Dio che dia a voi ogni bene. Vi bacia con tanto amore il vostro per sempre papà. Bambini, c'è la mamma. Corri, su, andate da lei. Mamma! Amori miei. Mamma! Venite qui. Non ci lasceremo più adesso. Mai più. E papà quando arriva? Papà non tornerà più. No! Parla Radio Milano Liberata. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi che in questo momento, alle ore 9:15 del 29 aprile 1945, una folla enorme si sta dirigendo verso Piazzale Loreto, dove sono stati esposti i corpi di Mussolini e della sua amante Claretta Petacci, giustiziati ieri. Per ora non siamo in grado di darvi altre informazioni. Una sola cosa è sicura: Benito Mussolini è morto. Thank you.
I diari di Galeazzo Ciano, salvati da Edda, sono stati pubblicati prima in America e poi in Italia e sono diventati un importante documento storico. Il primo governo democratico dell'Italia dopo la liberazione nasce il 21 giugno del 1945 sotto la presidenza di Ferruccio Parri. Tre giorni dopo la morte di Mussolini, Adolf Hitler si è tolto la vita insieme a Eva Braun nel bunker della cancelleria a Berlino occupata dalle truppe sovietiche. Per aver aiutato Edda a fuggire, Emilio Pucci fu arrestato e torturato dai nazisti, il che non gli ha impedito di diventare in seguito uno stilista di fama mondiale. Donna Rachele è sopravvissuta ancora 34 anni. Lei e sua figlia si riconciliarono. Edda Ciano Mussolini è morta a Roma il 9 aprile 1995.